Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Scoreguard 3. Zoetis Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 2 gennaio 2023. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Scoreguard 3 è un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino diarrea neonatale bovina vivoliofilizzato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali vivi e batterici inattivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Zoetis Italia SRL. Scoreguard 3 può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Zoetis Italia SRL. Concessionario. Zoetis Italia SRL. Ricetta. RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo. Vaccino diarrea neonatale bovina vivoliofilizzato. Gruppo terapeutico. Vaccini. Forma farmaceutica. Flaconi iniettabili. Confezioni. Scoreguard 3 in 1 flacone LIOF. 5 dosi, più 1 flacone 10 ml, 5 dosi. Scoreguard 3 in 25 flaconi LIOF. 1 dose, più 25 flaconi 2 ml, 1 dose. Principio attivo. Ciascuna dose, 2 ml, di Scoreguard 3 contiene. Frazione liofilizzata. Rotavirus bovino vivo attenuato, ceppo Lincol non meno di 10,5,7,0,6,50, coronavirus bovino vivo attenuato, ceppo Hansen non meno di 10,5,5,0,6,50. 6,50 uguale dose infettante il 50% del tessuto di coltura. Frazione liquida diluente. E. coli inattivato, ceppo NATC 1471 o 101, fattore di adesione K99, che induce un titolo anticorpale 7. 4,5 log 6, 2. Titolo anticorpale ottenuto da test di potenza su topi. Indicazioni. Vaccinazione delle vacche durante la gravidanza allo scopo di determinare alti titoli di anticorpi colostrali in grado di proteggere i vitelli neonati dalle sindromi diarroiche causate da rota e coronavirus ed E. coli K99. L'ingestione del colostro da parte del vitello. Impedisce l'adesione dei ceppi di E. coli K99 più alle cellule epiteliali dell'intestino, riducendo la moltiplicazione di questi batteri e quindi, in sintesi, la produzione di tossine. Impedisce l'infezione dell'epitelio intestinale da parte dei rota e coronavirus e le conseguenti lesioni e sintomi. Posologia. Ricostituire la frazione liofilizzata con la frazione liquida contenente la sospensione di E. coli. Somministrare immediatamente dopo la ricostituzione, per via intramuscolare, 2 ml di vaccino ricostituito per animale. Schema di vaccinazione. Vacche in gravidanza. Sono raccomandate due vaccinazioni ad almeno 15 giorni di distanza a partire dal 7° mese di gravidanza così che la seconda vaccinazione venga eseguita almeno 3 settimane prima del parto e non oltre. È consigliata una vaccinazione annuale degli animali con una dose intorno alla 3ª settimana prima del parto. Vitelli. Perché vengano protetti dalla malattia è necessario che ingeriscano il colostro della madre vaccinata entro le prime 8 ore di vita. Si raccomanda di utilizzare aghi e siringhe sterili e di sostituire gli aghi utilizzati. Per la sterilizzazione di aghi e siringhe non utilizzare antisettici e solventi organici che possano danneggiare il vaccino. Avvertenze. È necessario adottare adeguate misure veterinarie e fitosanitarie per evitare la diffusione del ceppo vaccinico alle specie sensibili. Il prodotto è indicato per la vaccinazione di vacche gravide per proteggere la loro progenie attraverso immunità passiva. Tempi di sospensione. 0 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.